Realizziamo l'esperimento di Thomson in modalità esclusivamente elettrica, vuol dire che alimentiamo soltanto il condensatore, ma non facciamo passare corrente nelle bobine di Helmholtz. Vedremo che in questa modalità non è possibile, misurare il rapporto E su M tra la carica e la massa dell'elettrone. Quello che faremo invece è dimostrare che la traiettoria è una parabola e calcolare l'equazione, matematica di questa parabola. Troveremo alla fine questa equazione con la parabola, rivolta in alto o in basso a seconda di come mettiamo il campo elettrico. Gli elettroni entrano nel condensatore al centro, dove abbiamo posto l'origine degli assi cartesiani. Gli elettroni sono stati precedentemente accelerati da una tensione anodica, una differenza di potenziale delta V0 tra il catodo e l'anodo. Al termine di questa accelerazione, gli elettroni avranno acquistato una certa velocità V0 con la quale entrano nel condensatore. Se alimentiamo le armature del condensatore con una differenza di potenziale delta VC, C sta per condensatore, immaginiamo di porre l'armatura positiva a potenziale, l'armatura superiore a potenziale positivo e quella inferiore a potenziale negativo. Allora il campo elettrico va sempre dall'armatura positiva a quella negativa, quindi va verso il basso. Ma gli elettroni, che sono particelle negative di carica meno E, subiranno una forza contraria al campo elettrico, quindi una forza verso l'alto, come è logico, perché saranno attratte dall'armatura positiva e respinte da quella negativa. Questa forza elettrica sarà quindi rivolta verso l'alto e avrà l'espressione QE. E se siamo interessati soltanto al modulo di questa forza senza il segno, al posto della Q in modulo metto direttamente il valore E positivo. Questa forza elettrica è l'unica che agisce sull'elettrone durante il moto nel condensatore. Infatti, come sempre, le particelle atomiche o subatomiche sono così leggere che la forza peso è sempre trascurabile. Perciò la forza elettrica è anche l'unica forza che agisce. Possiamo quindi utilizzarla per scrivere la legge di Newton, legge del moto. Al posto della forza totale mettiamo la forza elettrica QE. E da qui possiamo ricavare l'accelerazione subita dall'elettrone, che sarà un'accelerazione costante in quanto la forza che accelera l'elettrone in alto è una forza costante. QE infatti, durante il moto dell'elettrone non cambia né il valore della carica dell'elettrone, nemmeno cambia il valore del campo elettrico tra le armature del condensatore, che si calcola dividendo la differenza di potenziale delta VC diviso la distanza tra le armature, che nel nostro, esperimento risulta di 5,4 cm. Dunque, una forza elettrica costante produce un'accelerazione costante. Come infatti si vede, l'accelerazione è costituita da tutti i fattori che non cambiano nel tempo: la carica dell'elettrone, la sua massa e il campo elettrico. Perciò una accelerazione costante verso l'alto corrisponde a un moto rettilineo uniformemente accelerato lungo y, la cui legge oraria è data da Y, cioè di quanto si alza o si abbassa l'elettrone in verticale, dato da Y0, cioè la quota iniziale alla quale entra. Per noi questa Y0 è nulla perché l'elettrone entra esattamente al centro del condensatore, più la velocità iniziale componente Y per il tempo, ma la velocità iniziale componente Y non c'è perché la velocità iniziale è tutta orizzontale, non ha una componente verticale. Più o meno dipende se l'elettrone va in alto o in basso. Nel nostro caso, così come abbiamo scelto di alimentare le armature del condensatore, l'elettrone va in alto, quindi useremo il segno più, un mezzo l'accelerazione t alla seconda. Mentre invece lungo x non ci sono forze che agiscono sull'elettrone, infatti l'unica forza che agisce è in direzione y, in direzione verticale, e perciò l'elettrone mantiene un moto rettilineo uniforme a velocità costante, che è espresso dalla legge oraria x, quindi di quanto si sposta l'elettrone in orizzontale, uguale alla velocità che ha all'inizio, v0, che è tutta componente orizzontale, per il tempo che scorre. Perciò queste sono le due leggi orarie del moto parabolico, descritto dagli elettroni. Si tratta di equazioni parametriche nel parametro t, cioè mentre scorre il tempo, queste due equazioni ci dicono come cambia la posizione x dell'elettrone che si muove di moto rettilineo uniforme in orizzontale e come cambia la posizione y dell'elettrone che si muove di moto accelerato in verticale. Se vogliamo ottenere dalle equazioni parametriche l'equazione cartesiana della traiettoria dell'elettrone, dobbiamo eliminare il parametro. Quindi la cosa più semplice è ricavare t, il parametro, dalla prima equazione e sostituire nella seconda. Per
Quindi la seconda equazione diventa y uguale più o meno un mezzo a, al posto di t abbiamo messo x su v0, quindi al quadrato. A questo punto andiamo a vedere chi è v0, come si calcola la velocità con cui l'elettrone entra nel condensatore dopo essere stato accelerato dalla tensione anodica tra il catodo e l'anodo. Utilizziamo il principio di conservazione dell'energia meccanica perché non c'è l'attrito, tutto avviene nel vuoto, all'interno del tubo di Thomson non c'è nessun gas, altrimenti gli elettroni non sarebbero liberi di correre all'interno del tubo. Quindi l'energia meccanica all'inizio al catodo è uguale a quella all'anodo, ma l'energia meccanica è la somma della cinetica e della potenziale elettrostatica, sia al catodo che all'anodo. All'inizio gli elettroni sono prodotti escono dal filamento, sono prodotti praticamente con energia cinetica nulla, cioè da fermi. La nostra incognita è l'energia cinetica acquistata all'anodo dopo la fase di accelerazione. Quindi ricaviamo l'energia cinetica, poi andiamo a sostituire all'energia potenziale elettrostatica l'espressione QV, che per noi è meno EV. E ricordiamo che questa espressione rappresenta l'interazione tra l'elettrone e il potenziale presente in quella regione di spazio, cioè nel punto in cui si trova l'elettrone. Potenziale che è generato dall'alimentazione delle armature, cioè all'interno del condensatore vi è un potenziale che cambia da punto a punto. Per esempio, se la differenza di potenziale ai capi del condensatore delta VC è 2 kV, vuol dire che spostandosi dall'armatura negativa a quella positiva il potenziale cresce di 2 kV in modo progressivo. Torniamo quindi al calcolo dell'energia cinetica all'anodo. Al posto di U mettiamo meno EV e otteniamo quindi un'energia cinetica data dalla carica dell'elettrone per la tensione anodica. Facciamo un esempio concreto: se la tensione anodica è 5 kV tra catodo e anodo, gli elettroni acquistano un'energia cinetica di 5 kEV, 5 keV. A noi però serviva la velocità degli elettroni, la velocità d'ingresso nel condensatore, che ci serviva per sostituirla qua, con l'obiettivo di ricavare l'equazione della parabola, l'equazione cartesiana. E questa velocità la ricaviamo dall'energia cinetica, utilizzando la formula classica, immaginando elettroni non relativistici. Quindi la velocità finale al termine dell'accelerazione anodica è questa, ricavata uguagliando un mezzo mv0 al quadrato con e delta v0. Ora questa velocità appena ricavata la eleviamo al quadrato e la sostituiamo nella formula della y, nella legge oraria y, che quindi diventa più o meno un mezzo al posto dell'accelerazione, mettiamo l'espressione che avevamo trovato prima, e al posto di v0 al quadrato mettiamo questa quantità rovesciata. Vediamo che la carica dell'elettrone e la sua massa si semplificano e perciò il rapporto carica-massa dell'elettrone sparisce dalla formula. È per questo che, come dicevo all'inizio, la modalità di deflessione puramente elettrica non è utile per calcolare il rapporto carica-massa dell'elettrone. Comunque abbiamo potuto trovare l'equazione cartesiana della parabola, che risulta data da questa espressione dopo aver sostituito al campo elettrico il rapporto tra delta V ai capi del condensatore diviso la distanza tra le armature. Vediamo che si tratta di una parabola con vertice nell'origine, asse coincidente con l'asse Y, una parabola rivolta in alto o in basso, a seconda del segno più o meno, nel nostro esempio segno più, parabola rivolta in alto, e questo è il primo coefficiente della parabola, il coefficiente del termine x al quadrato. Facciamo adesso un esempio numerico, immaginiamo di alimentare il condensatore con 2 kV, la tensione anodica 5 kV, la distanza tra le armature è 5,4 cm e immaginiamo che gli elettroni lasciano questo arco di parabola sul cartoncino centimetrato e la traccia passa esattamente per un punto che si trova sul cartoncino che ha la x, xp uguale a 9 cm. Ci chiediamo qual è il valore della y. Siccome il punto P appartiene alla parabola, le sue coordinate xp, yp soddisfano l'equazione della parabola. Nota xp, calcoliamo yp. Sostituiamo quindi 9 cm alla x, il rapporto fra la tensione alle armature del condensatore e quella anodica, che è 2 diviso 5, sostituiamo tutti i numeri e troviamo che la yp è 1,5 cm.
Quindi questo punto P avrà le coordinate 9 centimetri, 1 centimetro e mezzo. Questo è ciò che dovrebbe accadere in teoria. Poi bisogna realizzare l'esperimento con questi dati numerici, con questi dati sperimentali, e vedere se effettivamente la parabola, la traccia degli elettroni passa per questo punto, che ha coordinate 9 centimetri e 1 centimetro e mezzo.